tra i nuovi concorrenti, o meglio tra i nuovi naufraghi di l'Isola dei Famosi, ce saranno due. Di uno già vi ho parlato, ossia del buon Francesco Benigno, che vi ricordo ha lavorato per molto tempo al programma TV Avanti un Altro, dove appunto faceva parte del minimondo, no? Era un personaggio del minimondo. Adesso ci sarà anche un altro nuovo concorrente, o meglio un altro nuovo naufrago, oltre al buon Francesco Benigno. Si tratta di Daniele Radini Tedeschi, critico e storico dell'arte del nostro paese d'Italia. Pensate che è un uomo laureato con 110 lode, entra già a far parte del mondo del lavoro e per 10 anni diventa direttore artistico di esposizione triennale di arti visive. Un personaggio carismatico, piacevole, da come si legge sul web, una persona che ama molto l'arte, anche perché sembra che, avendo svolto questo tipo di attività lavorativa, critico d'arte, è un po' una sorta di appassionato di arte, no? Se così può essere definito. Speriamo che, ovviamente, Daniele accetti questo termine che ho voluto utilizzare per andarlo a descrivere. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, carissimi utenti di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, al Narratore Italiano, commentate questo video, non vuole ledere la privacy di Daniele Radini Tedeschi né di Francesco Benigno, ma solo informare. Stop nasce infatti solo per questo motivo, non per altri motivi. Da Narratore Italiano è tutto, ciao a tutti.